Nel senso che qui negli ultimi 7-8 anni si è passati da proprietà a proprietà, da CEO a COV, poi manifatture Volpiano, quindi adesso Aria, storia, quindi, sempre qua di Volpiano. Sì. Quindi c'è stato un passaggio da una parte all'altra, finché non è arrivata l'area dove manifatture Volpiano, quindi l'ultimo referente, lascia l'azienda ad Ariant e gli immobili sono sempre di manifatture Volpiano, quindi c'era un affitto in qualche modo che prevedeva che cosa? Che Ariant continuasse l'attività produttiva e manifatture Volpiano proprietario dei immobili. Ora cosa è successo e cosa ha fatto scoppiare e peggiorare velocemente la situazione? Perché qui eravamo in contratto di solidarietà fino al 31 dicembre 2023, quindi seppur in una situazione drammatica, ma perlomeno avevamo un ammortizzatore sociale. Esatto. Che poi era stato firmato a dicembre. È partita a gennaio, firmato a dicembre. Okay. Quindi è successo che il proprietario degli immobili manda lo sfratto esecutivo all'area, quindi per 2 o 3 mesi non pagati, cosa ha fatto? Dimenticandosi che fino all'altro ieri erano qui e conoscevano già benissimo le difficoltà del caso, per degli affitti non pagati ha mandato lo sfratto esecutivo. Chi è il proprietario? Ferrero, se non ricordo, giusto? Dell'immobile. Dell'immobile Ferrero con Eric, che adesso il cognome non lo ricordo più, è uno svizzero. Ah, quindi c'è una... La BCI. Noi... Baritec. Ok. Quindi siamo in questa situazione. Cosa è successo? Che quindi la nuova proprietà, Deepak, che è una proprietà, un indiano, cosa ha fatto? Per evitare di andarci di mezzo, quindi di dover poi rispondere in prima persona di tutto quello che stava accadendo, ha anticipato evidentemente i tempi, quindi è andato a depositare i libri in tribunale, quindi è andato a messa in liquidazione la società. Questo ci ha fatto scoppiare sta patata bollente. Ma quindi voi avete già ricevuto la lettera di... è già stata inviata la lettera di licenziamento? No, il problema è questo, nel senso che sulla visura catastale dell'azienda compare già la messa in liquidazione, okay? Abbiamo fatto una verifica. La lettera di licenziamento oggi, la proprietà uscente, quindi Deepak, ci dice che attualmente oggi lui è fermo, anzi... Il paradosso è che se un lavoratore volesse dimettersi, la proprietà ci ha già detto che gli tratterebbe addirittura il preavviso, quindi siamo proprio in una situazione che un lavoratore senza più soldi, anche se magari trova qualcos'altro e si dimette, gli trattengono magari 2 mesi di preavviso, assurdo. E per lettera di licenziamento dobbiamo aspettare che nominino un curatore fallimentare, dove chiederemo, per assurdo, siamo sindacato e questa è sempre l'unica cosa che non dovremmo mai chiedere perché è una sconfitta, ma la situazione... Il male minore è quello di andare a chiedere che il curatore licenzi i lavoratori per terapia di disoccupazione. Avete già chiamato in causa le istituzioni della Regione Piemonte? Abbiamo un incontro l'11 col sindaco di Volpiano e poi a seguire abbiamo fatto una telefonata ieri con lui, quindi lui ha già detto che avrebbe avvisato la Regione e quindi poi prossimamente faremo un incontro anche con la Regione. Questa è la situazione. Poi i lavoratori sono qui che conoscono la situazione meglio di me perché... Siete tutti fuori. Sono 85 lavoratori, adesso siamo presi 85, adesso okay. si ci è divisi a turni per presidiare, quindi come può vedere... Quindi siete in presidio continuo? In presidio costante, sì. Quindi questa è la situazione. Sono Anna Paganelli, sono dall'83 che lavoro tramite questa azienda e adesso mi ritrovo così, senza lavoro, che mi mancavano 2 anni e mezzo per andare in pensione. Grazie alla Kerker, sempre grazie a loro. Io mi chiamo Romaniello Carmela, lavoro qua dall'88, ho sempre solo lavorato qua e adesso mi ritrovo a meno di 3 anni dalla pensione in un limbo dove non so neanche come poter andare avanti, senza nulla. Grazie alla Kerker. Grazie alla Kerker, sono Mancuso Angela, io altrettanto dal 94 che lavoro per la Kerker. Con tutto l'impegno possibile fino all'ultimo giorno ci ritroviamo in mezzo a una strada senza poter trovare anche lavoro.